Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi vi svelo la guida definitiva per insegnare ai vostri bambini ad andare in bicicletta. Che sia la prima volta senza rotelle o che vogliano perfezionare la tecnica, tuffiamoci subito. Innanzitutto, qual è l'età giusta per iniziare? Non esiste una risposta valida per tutti. In genere, i bambini trovano il loro equilibrio intorno ai 6 anni, ma alcuni potrebbero essere pronti già a 4. Mentre altri non prima degli 8. Se hanno usato tricicli o bici senza pedali, potrebbero essere pronti prima di quanto pensiate. Ricordate però, non metteteli mai fretta. Lasciate che trovino il loro ritmo. Scegliere la bici giusta è fondamentale. Optate per qualcosa di leggero, che il vostro piccolo possa gestire facilmente. Assicuratevi che quando si siede sulla bici, i piedi tocchino terra comodamente senza piegare troppo le ginocchia. Una bici troppo grande o troppo piccola, non aiuta a mantenere l'equilibrio e potrebbe causare cadute. E ora, rotelle sì o no? Se il vostro bambino ha mostrato un interesse precoce, le rotelle possono aiutarlo ad abituarsi alla bici. Imparerà a muoversi, frenare e pedalare con fluidità. Ma se è sicuro di sé, potreste provare direttamente con una bici normale, ovviamente con il vostro aiuto. Un consiglio pratico. Iniziate in un'area sicura e pianeggiante, lontana dal traffico. Spiegategli come pedalare, sterzare e frenare. Tenete la bici ben ferma da dietro e camminate al suo fianco mentre pedala. Incoraggiatelo a guardare avanti, non ai suoi piedi o a voi. Celebrate i suoi piccoli successi e confortatelo se ha difficoltà. Ricordate, deve essere divertente, non stressante. Continuate le sessioni di allenamento finché non riesce a stare in equilibrio da solo. Iniziate lasciando la bici gradualmente, senza che se ne accorga. Prima che ve ne accorgiate, percorrerà qualche metro da solo. Poi potrete passare ad esercitarsi con le curve e l'uso dei freni. La sicurezza viene sempre al primo posto. Fate indossare sempre un casco al vostro bambino. Assicuratevi che gli stia bene e che sia comodo. Potreste anche valutare l'uso di ginocchiere e gomitiere per una protezione extra. Insegnare al vostro bambino ad andare in bicicletta può richiedere un pomeriggio o anche settimane. La pazienza è fondamentale. E non dimenticate, un ginocchio sbucciato non è la fine del mondo. Una coccola e un cerotto lo sistemeranno in un attimo. Grazie per essere stati con noi. Se questa guida vi è stata utile, schiacciate il pulsante mi piace e lasciate i vostri consigli o domande nei commenti qui sotto. Non dimenticate di iscrivervi per altre guide e consigli per la famiglia. Ci vediamo nel prossimo video. Buone pedalate!